Bene, eccoci tornati in studio, per l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo agli anziani, Armando. Oggi diciamo, è cambiata la concezione dell'anziano. Beh, diciamo che è cambiata perché c'è tutta una serie di situazioni che sono evolute, l'alimentazione, la farmacologia, tutta una serie di fattori per cui la gente vive molto più a lungo. Questo spostamento in avanti naturalmente genera un cambio anche nell'economia, ma soprattutto c'è un altro fattore, che gli anziani aumentano e i giovani diminuiscono. E quindi questo sbilanciamento crea anche un ulteriore cambiamento dell'economia. E l'anziano oggi, mediamente, è la persona che ha più liquidità rispetto al giovane. E il giovane spesso è dipendente dall'anziano per la sua, diciamo, indipendenza economica, in attesa di riuscire poi a inserirsi nel mondo del lavoro. Ma anche qui abbiamo un mondo del lavoro che sta cambiando rapidamente, quindi riuscirà il giovane a inserirsi in un'attività che continua a cambiare, per esempio nelle nuove tecnologie della comunicazione, la rete, eccetera, eccetera, con tutte le conseguenze. Abbiamo visto come Amazon sia esploso durante la pandemia, prima azienda al mondo a livello di fatturazione. E perché? Ecco, sta cambiando tutto, io porto a casa l'anziano, viene servito a casa con i giovani che corrono col motociclo e portano da mangiare a casa degli anziani. E economia questa serve sicuramente agli anziani, ma nel complesso di una società. È un'evoluzione positiva o negativa? Cioè l'anziano sta pesando sull'economia oppure è un'economia alternativa? Ecco, queste sono un po' le. Poi naturalmente la speranza della sopravvivenza all'infinito, diciamo la vita eterna, è sempre quella che ci perseguita. E in questo senso abbiamo degli ospiti che ci racconteranno un po' come sta funzionando il mondo che sta invecchiando, non solo quello italiano, ma anche gli altri, diciamo, mondi in via di sviluppo e capiremo dove stiamo andando. Certo, parleremo di salute, parleremo anche ovviamente di quelle che sono le prospettive, quindi i numeri, le proiezioni future della nostra società e cercheremo anche di capire come sta cambiando il modo anche di considerare, di considerarsi anziani e di considerare l'anziano. Questa sera abbiamo con noi il professor Walter Giantin. Buonasera professor Giantin, grazie di Buonasera a voi. essere qui con noi. È un geriatra, è il primario della geriatria Bassano del Grappa, grazie di essere qua. Saluto anche il professor Luigi Fabris, buonasera professore, grazie anche a lei, docente di statistica all'Università di Padova. E buonasera anche al dottor Oscar Miotti, Buonasera. buonasera, è uno psicologo della famiglia, diciamo, della sfera familiare. E allora con voi cercheremo di sviluppare, di affrontare i vari temi legati a una società che sta invecchiando, lo diciamo da tanto tempo, però diciamo che negli ultimi anni forse, come dicevo prima, forse è cambiato il modo di, come dire, di considerare l'anziano. Allora, professor Giantin, iniziamo da questo punto. Quando è che una persona si può definire anziana? Non è una risposta facile, nel senso che dobbiamo capirlo se lo guardiamo dal punto di vista statistico, quindi quanto si è allungata l'età media, per esempio, o la speranza di vita, sono tutti i parametri che possiamo, ma su questo sicuramente il professor Fabris è molto più ferrato di me, oppure se lo guardiamo dal punto di vista strettamente clinico, fisico e anche dal punto di vista psicologico, sicuramente si può andare a vederla. Diciamo che sicuramente c'è, come veniva detto anche all'inizio, una importante diciamo, aumento della vita media che noi abbiamo visto, tranne nell'ultimo anno, perché sappiamo per il Covid che abbiamo avuto, diciamo, un ribasso, ma in genere c'era stato,
dal dopoguerra in poi in particolare, una progressiva crescita dell'età media e della speranza di vita, per cui via via si è spostato, come sappiamo purtroppo anche per le nostre pensioni, l'età che è via via è cresciuta. È difficile dirlo, anche perché superata una certa quota di età, diciamo sopra i 55 in particolare, l'invecchiamento cambia in maniera molto diversa da soggetto a soggetto, cioè c'è un'alta variabilità interindividuale. Ci sono persone che invecchiano molto rapidamente, anche su base genetica, ma non solo, spesso anche su base ambientale, sul tipo di lavoro che hanno fatto, sulle sostanze volontarie che hanno utilizzato o farmaci che hanno dovuto prendere, patologie che entrano in gioco, certo. E persone che invece restano molto attive, molto valide anche dal punto di vista cognitivo. Io seguo anche parecchi ex ordinari, per esempio dell'Università di Padova, che proprio per il loro lavoro, anche dal punto di vista intellettuale eccetera, restano perfettamente attivi, perfettamente validi anche ad età molto estreme. Quindi diciamo che lo stile di vita aiuta ad invecchiare meglio. Lo stile di vita è una cosa che spesso poco si sa, è il livello di istruzione e quanto del nostro, io dico sempre che il cervello è il manager del nostro futuro, cioè quanto noi teniamo in vita quei 4 neuroni, 5, 20, 100.000 miliardi che abbiamo, perché è molto importante. Tutte le definizioni di salute, per esempio anche nel terzo mondo, non so se viene conosciuto da gran parte delle popolazioni, però quando si va per esempio anche con Emergency o con il QAM, con altre, dopo aver risolto l'emergenza, la prima cosa che si fa è impiantare una scuola, perché si sa che l'istruzione, il livello intellettivo, la capacità è la miglior arma per difendersi anche dalle patologie. Certo. E questo sia a livello di popolazione ma anche a livello del singolo. Ci sono degli studi interessantissimi che fanno vedere che la persona, diciamo, mediamente più istruita a livello, proprio perché ha tenuto attivo la parte cerebrale, è in grado di difendersi anche meglio, per esempio, da tantissime patologie. Ma non solo la parte cerebrale, diciamo, da un punto di vista psichico e di cultura, ma anche motorio, certo. Cioè il fatto di muoversi, fare attività, vuol dire che io sviluppo quella parte cerebrale che è appunto legato alla parte fisica, perché poi il nostro organismo è gestito tutto dal cervello. Noi abbiamo l'impressione di poter influenzare il nostro cervello, ma diciamo che la parte psichica, la parte razionale è infinitesimamente più piccola rispetto a tutto il resto del cervello, che governa millimetricamente il nostro organismo, negli ormoni, nella gestione degli organi, nella gestione dei muscoli, tutto il resto, quindi e continua a compensare tutto in maniera tale da tenere in vita il nostro organismo. E la motorietà, questo professore, quanto aiuta? Ma sicuramente il fatto di muoversi e di esercitare la parte somatica, di prendersi dei momenti di distensione, causa proprio un processo antinfiammatorio. Cioè molte patologie fisiche sono dei processi infiammatori dovuti a uno stile di vita che non è consono alle persone. Poco riposo, non c'è il divagare anche con la mente, ma sempre pensare alle proprie occupazioni, anche in tarda età, persone che sono sempre molto preoccupate per il lavoro, per i denari. Invece persone che sanno anche godere, che giocano a carte, che passano dei momenti. Perché allora questi ostacoli vanno in conflitto col cervello. Sì, esatto, e quindi sicuramente l'attività fisica, per rispondere alla sua domanda, è assolutamente vero. Cioè persone che fanno un'attività fisica ha una funzione antinfiammatoria, sì. E questo è molto importante. Sì, ma non solo, ma anche aumenta la circolazione del sangue, assolutamente. Aumenta la circolazione dei linfatici, aumenta da un punto di vista fisico sicuramente. Il metabolismo degli organi, soprattutto dei muscoli, quindi sì. E
se la persona anziana fisicamente ha delle problematiche, si riflette anche poi nella psiche. Sì. Ci sono due cose che non sono separate, non le vediamo separate, è una questione puramente didattica, ma sono compenetrate. Sì. Sì, sì, assolutamente, l'aspetto psicologico, si diceva mens sana in corpore sano, no? Certo. E quindi lo dicevano i latini molto prima di noi. E sicuramente il fatto se uno fa un'attività fisica è anche in grado poi mentalmente di avere delle prestazioni migliori. E volevo agganciarmi a quello che diceva Giantin, che adesso, no, il giro di boa degli anziani, una volta si diceva il giro di boa era a 40 anni, adesso stiamo pensando che sia a 50 anni, però poi, come diceva il professore, c'è un'età percepita, c'è un'età anagrafica, ma poi c'è un'età percepita, cioè, voglio dire, c'è un'età percepita, un'età biologica, un'età reale, ma l'età percepita sembra che abbia la prevalenza. Cioè, uno si sente bene e dice, ma io non mi sento vecchio, non mi sento anziano, perché è un'età percepita diversa. E quindi è un po' più complesso definire una persona anziana oggi, non c'è un'età cronologica. E credo che faremo dei torti a molte persone a dire tu sei vecchio perché hai 70 anni. No? C'è chi dice che uno è anziano quando l'aspettativa di vita media... L'aspettativa di vita non dice nulla. 10 anni. L'aspettativa di vita è come l'arte. È tutto, è il contrario di tutto. Quanto influisce l'alimentazione, dottore? Sta toccando dei punti molto interessanti, cioè uno è, vi dicevo, il cervello, il manager del nostro futuro, due ha toccato la parte motoria e la terza grossa componente è naturalmente l'alimentazione. L'alimentazione influisce parecchio, soprattutto appunto con tutti quei fattori che noi sappiamo in qualche modo influiscono sulle patologie cardiovascolari, che vuol dire anche cerebrovascolari però. Sappiamo per esempio che uno è il discorso che riguarda la glicemia, tutto il diabete eccetera, è un'età molto, cioè una patologia molto età correlata, per cui questo, poi i grassi, il colesterolo, i trigliceridi, questi riempiono le nostre arterie di placche e chiudono via via l'irrorazione di tanti nostri organi che vanno dal cuore, coronarie, al cervello, carotidi eccetera. Per cui l'alimentazione vuol dire tanto, e poi tutto quello che riguarda l'alimentazione sulle sostanze voluttuarie, tipo l'alcol per esempio, ma stiamo attenti anche al caffè per esempio, oggi c'è un abuso anche nei giovani a volte su questo, che è una bevanda sicuramente meno rischiosa per molti versi dell'alcol, ma che può dare, se esageratamente usata, a dei disturbi soprattutto di tipo aritmico per esempio. Lei mi provoca, perché... un giorno succederà che qualcuno dice il fumo è uguale al caffè, eh? In questo momento non conviene a nessuno, però quello che noi beviamo ogni giorno con grande tranquillità in realtà accumula tante, diciamo, tante, non posso chiamarle tossine, ma comunque sostanze che vanno in conflitto con l'organismo. Prego, professore. No. E per cui ci sono quello che noi fondamentalmente mangiamo è quello che saremo domani, nel senso che lo mangiamo oggi, ma poi entrerà in circolo e saremo domani. Allora lì c'è, per esempio, stamattina ho ricoverato un soggetto anziano che è la quarta volta che entra per pancreatite. Ah. E la quarta volta che entra per pancreatite perché a lui piacciono i fritti. Ah. Allora, se hai già un problema pancreatico, siccome la principale ormone, che uno dei principali ormoni che produce il pancreas è la lipasi, che scioglie i grassi, per esempio, è logico che non dovresti assolutamente mangiare grassi o mangiarne molto pochi, diciamo, ecco, poi ci sono grassi e grassi. Se tu continui a mangiare fritti, è la quarta volta, però una di queste magari fai una pancreatite grave e non riusciamo più a prenderti, ecco. Certo. Allora, l'alimentazione è importante innanzitutto nella fase della prevenzione, perché una cosa che io dico sempre, ci sono studi oggi, anche recenti, che dicono che l'invecchiamento inizia dai 25 anni in su,
Per cui, certo, quando noi cominciamo già a 25 anni a fare una vita sregolata, a non mangiare bene, eccetera, stiamo accumulando quello che saremo un domani. Ma forse, la interrompo, ma forse anche prima, perché sì, quello che sì, succhia sì, il bambino dal seno materno è fondamentale per, certo, creare anticorpi, certo, per creare tutti, certo, quei, certo, meccanismi dell'organismo che poi gli serviranno poi per arrivare a un'alimentazione normale. Prego, professore. È giustissimo quello che sta dicendo, però diciamo fino a quell'età dei 25 anni il potere rigenerante di gran parte dei nostri organi, non di tutti, per esempio la parte neurologica risente tantissimo dell'alcol, anche ci sono degli studi molto interessanti di tossicologi che dicono chiaramente, che hanno studiato questa materia molto di più di quello che ho fatto io, che dicono chiaramente che questo abuso di alcol anche in giovane età, per esempio, compromette anche le capacità che si hanno poi intellettive e di capacità di sviluppo anche dal punto di vista cognitivo, per cui è giustissimo quello che sta dicendo. Però altri organi, per esempio il fegato, anche lo stesso pancreas che citavo prima, eccetera, hanno una capacità rigenerativa fino ai 25 anni grandissima, per cui se io mi ammalo ho una capacità poi di tornare a un livello buono, standard, accettabile, valido, e anche dopo cominciano invece, diciamo, che i fenomeni di quella che noi chiamiamo apoptosi, che è una morte programmata, comincia ad essere sempre più forti, sempre più rapidi, e la curva naturalmente cresce via via più diventiamo vecchi, però con un'alta variabilità. Ripeto, ci sono persone, le ho viste io anche ricoverate nel mio reparto, che a 55-60 anni sono veramente già vecchi. Ci sono persone che a 92-93 anni, li ho visti io, erano in piena azione, governavano industrie di un certo livello. Per cui, certo, non possiamo, come diceva giustamente anche il professor Miotti, non possiamo assolutamente dare un'età sulla base anagrafica cronologica. Quello che dobbiamo fissarci è sull'età soprattutto biologica, che è molto diversa, e anche giustamente quello che ognuno di noi percepisce. Però a volte bisogna stare attenti, perché dal punto di vista psicologico tendiamo sempre ad avere una visione del noi che è sempre tendenzialmente, almeno che non soffriamo di qualche patologia, diciamo benevola nei nostri confronti, ecco. Succederà agli altri, ma non succederà a me. Okay, posso fumare perché è già successo, ma il mio papà ha fumato tantissimo ed è ancora vivo. Ecco, e via. Tutte queste visioni, diciamo, benevole nei nostri confronti, questa forma di autostima anche fisica a volte eccessiva, e che le cose succederanno agli altri, a volte ci possono fregare, fra virgolette, nel senso, ci possono veramente dare dei contraccolpi non da poco. Certo. E quindi quello che noi stiamo dicendo, sia del professor Giantin che Miotti, i nostri interpretatori devono vederle come se fosse un'unica visione dell'anziano, cioè sono parti da considerare e da tener presente. Noi siamo quello che mangiamo, c'era un vecchio detto, no? Ma c'era anche un altro fattore. Io ricordo, questo era il periodo dopo la guerra, che c'era gente, soprattutto diciamo nel settore operaio, dove andavano in pensione, e se andava in pensione a 60 anni, allora massimo, dopo 3 anni erano morti. E allora nasceva la necessità di dire: cosa farò quando finisco di lavorare? Mi trovo un hobby. Questo parliamo degli anni 50, inizio anni 60. Professore, ha esperienza statistica in questo senso? Cioè, l'abbandonare un lavoro, soprattutto di tipo operaio, quindi molto legato a un certo tipo di comportamento ripetitivo, tolto questa ripetitività del lavoro, automaticamente la persona si sente a disagio e quindi il suo cervello non funziona più, e abbiamo delle statistiche in questo caso di mortalità anticipata dopo la pensione. Mortalità anticipata si ha nel caso che ci sia una reazione praticamente tale che l'individuo, la sua mente non riconosce il sé come persona, la stessa persona di prima. Quindi il lavoro è così compenetrato nell'abitudine di vita delle persone che l'assenza di lavoro in quanto tale provoca un disagio,
E il fatto di troncare improvvisamente la serie di attività fisiche, che il lavoro, fisiche o mentali, però quelle mentali secondo me spesso vengono protratte anche dopo, in forme magari diverse, dopo la pensione, ma quelle fisiche quando sono troncate improvvisamente è come se collocassero la persona in un ambiente di vita completamente diverso, tale che io non so quanti muoiono, però si sa che l'andare in pensione e vivere la pensione come adesso tutto, però non farmi pensare al lavoro, ecco, una cosa di questo tipo è deleteria dal punto di vista fisico e spesso è una delle cause di morte, assolutamente. Certo. Non ho statistiche in questo senso. Io ho statistiche invece che si riportano al concetto di anziano, perché se uno ai tempi dei Romani viveva fino a 30 anni, ai tempi all'inizio del secolo viveva fino a meno di 60, ora la vita media, nonostante l'anno è qualcosa che ci ha rubato il Covid, è sopra gli 80 anni, 82, tra gli 82 e gli 83 anni, evidentemente si è spostato il significato di anziano, perché gli anziani, quando si raffigura Cesare, si raffigura una persona con i capelli bianchi, ben portata, una bella portanza dal punto di vista fisico, perché era Giulio Cesare. Giulio Cesare, sì, Giulio Cesare. Però non era vecchio, non era così vecchio come potrebbe sembrare un quarantenne oggi, perché più o meno era quella la sua età. Oggi, per essere così, si è così dopo i 60, ma non è che è che è cambiata la persona, il fisico della persona è tutto totalmente diverso, e in prospettiva sta per cambiare ancora, perché se è vero che la vita media continuerà a crescere per il fatto che la medicina migliora, per il fatto che l'alimentazione migliora, l'igiene migliorano, e per il fatto poi che, come dire, c'è una specie di tendenza della gente, ci sono persone che vivono più di 100 anni che sono, dal punto di vista numerico, 100 volte quello che erano all'inizio del secolo. Il motivo è che si sopravvive di più perché si vive meglio, cioè si diventa meno anziani oppure si diventa anziani più tardi. Certo. Quindi è cambiato il concetto anche storico di anziano. Non è solo il concetto attuale di anziano, è la storia che definisce un anziano. Poi che cosa significa anziano? Beh, ne abbiamo già discusso una volta, il concetto di povero di una volta non è il concetto di povero di oggi. Lo stesso concetto di anziano di una volta, che aveva i suoi limiti anche economici, perché questo influiva notevolmente. C'era gente che moriva di pellagra. Oggi fa ridere uno che muore di pellagra perché mangia solo Gran Turco e non ha la vitamina H, no? Quindi è una cosa assurda. Nel 2050, che vuol dire solo fra 30 anni, anzi meno di 30 anni, l'ONU, e d'accordo anche con questo tutta una serie di previsioni che hanno fatto l'Istat per quanto riguarda l'Italia, dice che in Italia ci sarà l'ho fatto i conti, 41,3% di popolazione sopra i 65 anni, 41,3%, che significa che la fetta più importante della popolazione, perché la popolazione adesso è fatta albero di Natale, nel senso che la parte più bassa della popolazione di età è striminzita dal punto di vista numerico. Questa è una statistica, scusami il termine, un po' razzista. Un po'? Razzista. Che vuol dire? Perché non vengono conteggiati quelli che arrivano con la barca. No, perché quelli saranno i giovani del futuro. Ma questo è un ragionamento da fare completo, infatti. Facciamo un calcolo su noi come autoctoni italiani, ma non riusciamo a capire che stanno arrivando quelli che i posti che noi lasciamo liberi. Ma numericamente, noi grazie a Dio, ancora adesso in Italia si fanno 440.000
italiani ogni anno, che è prima che arrivino 440.000 bambini stranieri all'anno, diciamo, dovremo arrivare, dovranno cambiare i tempi. Nel 2050, sempre quella statistica del 2050, sì, che è una statistica ormai quasi provata, perché tutte le prove, cioè, per arrivare al 2050 sono partite dal 2010 e quindi abbiamo già 11 anni di verifiche che tutta una serie di dati quasi coincidono con le previsioni. La Centroafrica sarà triplicata la popolazione, tre volte, certo, il numero attuale. Sì. Noi nel 2050 saremo scesi di ben 4 milioni. E vuol dire che saremo 56 milioni contro i 60 che siamo adesso. Noi caleremo numericamente e altri paesi premeranno ai confini, perché tre volte la popolazione del Centro Africa rispetto alla popolazione attuale, già adesso, come dici tu, ci sono quel po' di pressioni dal punto di vista dell'immigrazione, figuriamoci cosa sarà fra 30 anni. Questo è una... cioè dire anziano eccetera vuol dire fare un discorso complessivo sulla popolazione, bisogna dire configurarla questa popolazione. Certo, certo, ma ci saranno le seconde generazioni degli immigrati nel 50. Ma non vogliono stare da noi, sai? Questa è la cosa, in Italia non ci vogliono stare. No, cioè, questo, sbarcano questo... qua perché siamo attaccati all'altra sponda, ma non è che siamo così attraenti per quelle popolazioni, non lo so perché. Non lo so perché. Questa sarebbe una trasmissione da fare. Ma quello che penso è che ognuno si identifica nella propria attività che ha fatto durante tutto il suo periodo della vita, no? Quindi il togliere questa identità determina uno squilibrio mentale che influisce sulla vita. Prego, professore. Sì, sicuramente per molti il lavoro dà identità, dà anche un'identità sociale importante, poi dipende anche dal tipo di lavoro. Sono alcuni che dicono: ma io non vedo l'ora di finire il lavoro e mi dedico alla bicicletta, mi dedico ai miei hobby. E ci sono persone invece che del loro lavoro fanno un tutt'uno, cioè sono il loro lavoro. Allora è pensabile che alcuni fanno veramente fatica a smettere. Pensiamo anche a grandi imprenditori che fanno fatica anche a passare il testimone ai figli, certo, che sono sempre lì, che governano, proprio perché il pensionamento potrebbe distruggere l'immagine che loro hanno di se stessi, oltre che l'immagine sociale, e questo è drammatico. Io ricordo una persona che ho seguito, che era un grande dirigente di un'azienda automobilistica, che sul pensionamento per lui è stato un momento di debacle, è andato in depressione per 10 anni, non vedeva prospettiva ed era comunque giovane, insomma era un 65enne, però per 10 anni non vedeva prospettiva, poi pian piano ha cominciato a vedere una luce, però ha dovuto rifare la sua immagine sociale, ma soprattutto la sua immagine personale, quindi confermo assolutamente quanto il lavoro è configurante della propria identità. Certo, uno si immerge e cresce con quel humus che si è creato e quindi si identifica. Però poi abbiamo anche degli altri fenomeni, cioè se io prendo un anziano e da casa lo devo portare in ospedale, lui perde il senso dell'orientamento, non riconosce più l'ambiente e quindi crea dei traumi che sono a volte irreversibili. Poi lo riprendi, lo riporti a casa e magari recupera, perché identifica la stessa cosa. Quindi è un po' un parallelo di quello che abbiamo parlato adesso con lo psicologo. Prego, professore. No, allora dobbiamo ritornare sul concetto di salute un attimo. Il concetto di salute non è solo psichico, non è solo fisico, ma come sta sottolineando lei ha anche altre due componenti. Una è quella sociale e quella che adesso oggi chiamano OMS, spirituale. Cosa significa questo? Allora, c'è una parte sociale, e lei prima ha stressato per esempio questo concetto: uno perde il lavoro, ma a volte perde il coniuge, altre volte perde qualcos'altro di significativo, magari
una possibilità di praticare un hobby che fino... Io ho avuto un caso, per esempio, che un grande personaggio che faceva tennis a un certo punto ha avuto un problema importante, un'epicondilite gravissima, non è più stato in grado, e da lì è partita una forma depressiva pazzesca. Certo. Cioè, voglio dire, ognuno di noi ha una sua immagine del sé, magari come grande tennista, magari non è stato, non era un grande professionista dal punto di vista lavorativo, però era un bravo, bravissimo tennista, e per esempio ha cambiato completamente le sue immagini. Allora, la parte sociale è importantissima. Ci sono, per esempio, in Inghilterra hanno creato il primo ministero per la solitudine. Okay, perché? Perché si è visto che la solitudine è peggio dell'obesità dal punto di vista sanitario, è peggio a volte del tabacco. Cioè interferisce nel metabolismo della persona. Certo, crea più scompenso, più tumori, crea più depressione, cioè sia fenomeni fisici che psichici. Per cui la parte sociale diventa importantissima. Per esempio, c'è una grossa differenza fra maschio e femmina. Lasciare il lavoro per una donna è molto meno traumatico in genere che per un maschio, soprattutto se ha famiglia. Perché se invece non ha famiglia e ha investito tutto, perché magari è stata una brava docente universitaria o è stata una persona che per far carriera, e sappiamo quanto difficile è stato per tante donne, soprattutto nel passato, far carriera, si è buttata anima e corpo lì, finisce e ha fatto solo quello, finisce la sua carriera e va completamente in tilt, sia dal punto di vista a volte psichico, ma anche fisico, conseguentemente, perché poi, come diceva lei, siamo un tutt'uno, psiche, fisico e anche la parte sociale. C'è poi una quarta componente che l'OMS, soprattutto nel 99, ha voluto proporre, che è quella spirituale. Che cosa vuol dire? Io posso essere a posto dal punto di vista fisico, posso essere a posto o abbastanza dal punto di vista psichico, avere una buona anche socialità, ma perdo la ragione del mio essere. Cioè, che cos'è il senso? Qual è il profondo senso del mio essere? Perché sto vivendo? E questo è un dramma interessantissimo che sempre più anche la gerontologia studia. Perché? Perché io posso a un certo punto credere di aver chiuso il mio arco di vita. Ok, ho lavorato bene, ho generato i miei figli o anche i miei nipoti, che sto a fare qua? Ok, tante volte si sente questa cosa qui. Sì. E magari non ho problemi gravi dal punto di vista fisico, non ho problemi gravi dal punto di vista sociale, perché magari una famiglia anche allargata, non ho problemi neanche dal punto di vista psichico, ma non riesco in qualche modo a trovare una ragione per. E questa la viene chiamata spirituale, non nel senso religioso. C'è chi magari si rifugia in una scelta religiosa, c'è chi in qualcos'altro, ecco, però è un'altra componente importante. Queste quattro componenti insieme fanno la nostra salute. Io sono più materialista. Ecco, ma ci sono persone... Nel senso che sono cambiati la produzione ormonale. E quindi la carenza di taluni ormoni rispetto ad altri, perché c'è sempre un equilibrio, può cambiare il carattere delle persone. Sì, questo senz'altro. E quindi sia della donna che dell'uomo. Ma c'è anche una componente legata molto alla parte cerebrale, nel senso che, per esempio, gli ormoni, tutto diciamo, il sistema limbico, l'ipofisi è fondamentale tutto il nella sistema gestione limbico, del zona... cervello. Sì, sì. Quindi sarebbe tutta una trasmissione da fare. Sì. Interrompiamo un attimo, certo. Poi partiamo, facciamo la pubblicità e poi Tullio ci proporrà un contributo su cui discuteremo. Benissimo.